Torre siciliano per il giornalista Sandro Ruotolo, candidato alla Camera dei Deputati nella lista Rivoluzione Civile Ingroia per la Sicilia Orientale. Ruotolo ha scelto insieme a Davide Guastella, il più giovane dei candidati della lista alla Camera, di visitare la tenda della protesta di Piazza Calvario, luogo simbolo della rivoluzione agricola. Ruotolo non promette nulla, ma solo il suo impegno per scardinare un sistema che ha portato al collasso del mondo agricolo. È una protesta sacrosanta. Noi abbiamo questa parte della Sicilia che è straordinaria, che è la terra, che è la ricchezza della Sicilia in questo momento, anzi, che è stata la ricchezza della Sicilia e che deve tornare a essere ricchezza per la Sicilia e per i siciliani. Io agli agricoltori non prometto nulla, io prometto il mio impegno. E la mia storia è la storia di un giornalista che è stato per strada e ha conosciuto le questioni degli agricoltori come quelle degli operai, dei disoccupati, della legalità. Io ho affrontato anche queste questioni, quindi credo che la gente mi conosca e penso di conoscere i problemi della gente. Allora c'è questo gruppo di cittadini, di esponenti della società civile, non siamo un partito, che si vuole candidare per stare in Parlamento con un'idea di fondo, che è quella che la politica deve tornare a essere bella. Poi, parlando di voto utile, dice che lo si liste per il voto chiaro e questo chiederanno. Secondo me il voto utile è il voto chiaro. Noi siamo chiari, è chiaro che per esempio non ci piace quello che ha fatto Berlusconi in questi 20 anni ed è chiarissimo che non ci piace quello che ha fatto Mario Monti da tecnico in questi 14 mesi di governo. Noi abbiamo per esempio un'idea dell'Europa che è l'Europa dei popoli, non è l'Europa delle banche e delle lobby.